Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, nel dolore di questa guerra, facciamo una preghiera tutti insieme, chiedendo al Signore il perdono e chiedendo la pace. Pregheremo con una preghiera che scrisse un vescovo italiano. Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi, peccatori. Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi. Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi. Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi. Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all'ombra della tua croce, abbi pietà di noi. Perdonaci, Signore. Perdonaci se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano, continuiamo a bravevarci al sangue dei morti dilaniati delle armi. Perdonaci se queste mani che avevi creato per custodire si sono trasformate in strumento di morte. Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello. Perdonaci se continuiamo, come Caino, a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele. Perdonaci se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crueltà, se con il nostro dolore legittimiamo l'efferatezza dei nostri gesti. Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo. Ferma la mano di Caino. Illumina la nostra coscienza. Non sia fatta la nostra volontà. Non abbandonarci al nostro agire. Fermaci, Signore, fermaci. E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui, il nostro fratello. O Signore, poni un freno alla violenza. Fermaci, Signore. Amen. Sì, bentrovati a tutti. Non aggiungo tante parole. In questa puntata lascio parlare il Papa. Abbiamo ascoltato in questa preghiera scritta dal Vescovo di Napoli, il Vescovo Mimmo Battaglia, e tra poco sentiremo Bettazzi che farà qualche riflessione con i suoi 98 anni, padre conciliare, presidente di Pascristi, qualche spunto di una conferenza che ha tenuto qualche giorno fa, credo il 15 marzo. E poi vi invito poi a guardare l'ultimo intervento dall'Ucraina, il nostro amico clown, il Pimpa, ma lo lasceremo in chiusura di puntata. Adesso
l'invito ad ascoltare in questi giorni di fatica proprio qualche parola del nostro amico Vescovo Bettazzi. C'era una vecchia canzone che diceva: quando tu punti il dito contro un altro, non dimenticare che tre dita sono puntate contro di te. Perché prima che Putin scatenasse la guerra, io avrei detto che la colpa è nostra. Mi hanno censurato, perché se qualcuno ha visto l'intervista che ho dato a TG3, l'hanno data alle 2 e alle 7 e mezzo. Alle 2 era intera, alle 7 e mezzo era censurata. Un grande giornale al pomeriggio mi diede: ci dà un'intervista entro le 2:30 di domani, così poi. Dico: ma sono già stato censurato, noi non censuriamo. Ho dato le 2:30 l'intervista, alla sera il giornalista mi dice: sa, domani non c'è lo spazio, non è ancora uscito. Perché io dico: la NATO era frutto della guerra fredda, era stata fatta contro l'alleanza bolscevica militare. Caduto il muro di Berlino, automaticamente doveva cadere la NATO. L'avevamo promesso 2 volte a Gorbaciov, 2 volte l'avevamo promesso. Poi è rimasta, sta allargandosi, sta prendendo dentro tutti i paesi che prima erano sotto l'alleanza russa e adesso stava prendendo dentro l'Ucraina. Non è giustificata la reazione di Putin, ma l'abbiamo sollecitata noi, con 2 errori. Uno di Putin, che credeva di poter entrare tranquillamente, e l'altra del presidente ucraino, che è un attore, tutti dicevano chissà, il quale credeva che avendo detto di no, Putin si fermasse. E allora la guerra è una follia. È una follia per chi la scatena. La seconda cosa, io dico in giro, dobbiamo sollecitare i nostri governi. E la prima cosa è di ridurre le spese per le armi. Perché l'unico bilancio che cresce sempre in questi tempi è quello delle forze armate. E voi capite che più armi si costruiscono e poi bisogna fare delle guerre per adoperare per le armi. Il Papa quanto ha insistito sul disarmo, ridurre del 2% le spese, potremmo venire incontro a tutti i mali, a tutte le sofferenze del mondo, Ecco, io credo che siccome i politici devono un po' tener conto dell'opinione pubblica, se l'opinione pubblica, direi, spinge incontri, manifestazioni, anche su questo, pensate che a proposito di NATO c'è questa campagna per la riduzione delle armi nucleari e i membri della NATO, compresa l'Italia, non hanno ancora firmato. Perché? Perché sono armi e queste strutture vivono delle armi. Le imprese che fanno armi sono potentissime, anche per tutte le tangenti che danno. Sì, grazie davvero a Monsignor Bettazzi per la sua lucidità con i suoi 98 anni. È stato padre conciliare, presidente di Pax Christi e continua ancora ad essere
uno che ci aiuta a riflettere con profondità. Interessante, oltre a tutte le altre cose che ha sottolineato, il puntare il dito, le tre dita invece puntate contro di noi, quando parla dell'informazione, tutti noi siamo inorriditi della guerra di Putin, delle bombe, è chiaro da che parte stare, dalla parte delle vittime, e Putin è un criminale che ha tutte le responsabilità di quello che succede, e dobbiamo dire che invece alcuni leader politici italiani si vantavano di stimarlo, di ritenerlo un grande statista, e con lui l'Italia ha fatto affari vendendo anche armi, anche i carri armati che sono a Kiev russi, alcuni li ha venduti l'Italia. E io sabato scorso in piazza Domodossola ho chiesto scusa di questo alle donne ucraine. Ci preoccupiamo molto della censura fortissima in Russia, ma Bettazzi diceva anche che anche da noi il clima è un po' questo. E io, prima di lasciare la parola al Pimpa, a questo amico clown che sappiamo lavora in mezzo ai bambini delle guerre di tutto il mondo, da Aleppo a Baghdad, a Gaza e tanti altri posti, mi ha mandato questo video l'altra sera proprio dall'Ucraina. Lo ascoltiamo in chiusura di puntata prima di salutarci, anche a nome di Don Angelo e Don Giorgio, ma io davvero sono indignato e devo gridare la mia rabbia e la mia vergogna di fronte al Parlamento che ha proposto di investire, di spendere 104 milioni al giorno per le armi. Questa è una vergogna. Spendere nei prossimi anni 104 milioni al giorno è uno scandalo per cui non trovo parole. Lascio chiudere all'amico il Pimpa. Ci vediamo la settimana prossima. È un piacere sentirti. Io sono qui a Lviv, in Ucraina, e niente, ho risposto a un appello di un parroco che voleva che si facessero sorridere un po' i bimbi che arrivano qui un po' da tutta l'Ucraina. E sono, devo dire, un po' in difficoltà perché sono fuori dal mio habitat naturale, che è ovviamente il Medio Oriente. E quindi ho veramente difficoltà ad esprimermi, anche perché è pochissimo il tempo che sono qui, ci vuole tempo per capire o provare a capire una situazione, ecco. C'è una cosa però che purtroppo si somiglia, e questo lo capisci anche dopo mezz'ora che stai con i bambini. Sono appunto i bambini, ecco, che sono spaventati, sono tristi, hanno la preoccupazione negli occhi e non solo la paura. E poi straordinariamente, come sempre, in qualunque angolo del mondo, riescono a sorridere, ecco, e danno speranza a tutti. Don Renato, io mi ripeto, se si mettono i bambini al primo posto, non possono esistere le guerre. È semplice, mi spero, spero davvero che capiti.